Mi chiamo Enzio Colanzi, ho 38 anni e non ho mai fatto niente in vita mia. Voglio scrivere un film, o meglio un film d'autore, che però incassi. Anche se non un cult, l'importante è che sia un bel film. Se non hai niente da fare nella vita e sai scrivere, scrivere è la cosa più bella del mondo. E io ho tutto quello che mi serve. Un computer, la salute e la solitudine. Mancherebbe l'idea, ma fa niente. Più o meno circa 9 mesi fa Francesca mi ha lasciato e insieme al mio amore per lei si è portata via tutto quello che pensavo e credevo fosse anche mio. Questa mattina mi sono alzato e tra le cose rimaste ho trovato questo, un disco di Simon e Garfunkel, una musica che non ascolta più nessuno, nemmeno io, però è l'unica musica che ho. Il problema è che abbiamo paura. Basta guardarci. Viviamo con l'incubo che tutto quello che abbiamo creato da un momento all'altro possa distruggersi, con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Viviamo con l'angoscia di perdere il posto di lavoro e di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi e ricchi. Paura di perdere i treni e di arrivare in ritardo agli appuntamenti. Paura che scoppi una bomba e di rimanere invalidi. Paura di perdere un braccio, un occhio, un dente, un dito, un figlio, un foglio su cui avevamo scritto delle cose importantissime. Paura dei terremoti, dei virus. Paura di dormire, di sbagliare, di morire prima di aver fatto quello che dovevamo fare. Paura che nostro figlio diventi omosessuale, di diventare omosessuali noi stessi. Paura del vicino di casa, delle malattie, di non sapere che cosa dire, di avere le mutande sporche in un momento importante. Paura delle donne, paura degli uomini, paura dei germi, dei ladri, dei topi e degli scarafaggi, paura di puzzare, di votare, di volare, paura della folla, paura di fallire, di cadere, di cantare, di rubare, paura della gente, paura degli altri. Questo è un motivo per cui dedico questo monologo a chi ha paura. Grazie. Mi raccomando ragazzi, questo monologo è un monologo sulla paura, riflettete su questo monologo e vi volevo dire una cosa, iscrivetevi sempre al mio canale YouTube Milord766, questo film è un film di Gabriele Salvatores che si chiama Happy Family con Diego Abatantuono, Margherita Bui e vari attori importanti. Molto bello. E volevo dirvi sempre appunto di cercare di iscrivervi al mio canale per potenziare il mio successo. Vi ringrazio, un saluto e buona domenica da Milord 766. Ciao, si gira sempre.